Il Teramo esce sconfitto dal Nereo Rocco di Trieste, ma con i risultati degli altri campi ottiene la salvezza, stavolta anche col conforto dell'aritmetica. D'altro canto gli abruzzesi Costantino e l'ex Petrella complicano la strada già difficile verso i play-off. Una vittoria, quella della Triestina, che ne certifica la seconda posizione, anche se a far festa il Pordenone che batte la Giana e sale in Serie B. Triestina e Teramo si sono affrontate da subito a viso aperto e il primo colpo è stato sferrato dai padroni di casa. Costantino, scelto a sorpresa da Pavanel per affiancare Granoce, va giù in area nel contatto con Fiordaliso per Gariglio di Pinerolo e calcio di rigore che il diavolo Granoce trasforma senza esitazioni al quarto d'ora di gioco. Ma il Teramo è pienamente in partita e risponde con buone trame di gioco. Un minuto dopo lo svantaggio, Sparacello serve De Grazia che scalda i guantoni di Ofredi. Il diavolo insiste e trova la rete del meritato pareggio poco prima della mezz'ora. Sparacello corregge il corner di Ventola e lo prolunga sul secondo palo, dove Fiordaliso, lasciato colpevolmente solo dalla difesa labardata, spinge il pallone in rete. 1-1 con il terzo centro stagionale per il difensore Scolatoro, già a segno contro Ternana e Rimini. Il Pordenone è già avanti, ma la Triestina non vuole fare sconti e torna a macinare gioco. Sventola di Frascatore al 35esimo sopra la traversa. Un minuto dopo la squadra di Pavanel torna in vantaggio. Sul rilancio di Formiconi la difesa teramana sbaglia il fuorigioco. Costantino fila verso la porta e beffa sotto le gambe Pacini. 2-1 firmato dall'attaccante pinetese corteggiato a lungo dal Teramo nel mercato di gennaio. Stavolta il diavolo barcolla e deve fare i conti con l'ex Petrella, anche lui schierato a sorpresa da Pavanel. Prima sfiora il gol di testa, certo non nella specialità della casa. Poi firma la rete del 3-1 con una doppia conclusione di destro, la prima sulla traversa, la seconda a segno per il furetto di Prato La Peligna, che non esulta per rispetto della sua ex squadra. Nella ripresa la Triestina controlla un match che il Teramo non riesce a riaprire subito, ma che vive un momento di grande tensione a 5 minuti dalla fine per la folle entrata di Spighi su Granoce. Rosso per lui e rosso anche per il difensore alabardato Lambrughi sulla seguente rissa. Nel finale il Teramo accorcia le distanze con uno dei suoi uomini migliori, Proietti, la cui traiettoria sorprende Offredi a causa della deviazione di Malomo, e quasi ci scappa il pari in pieno recupero sulla rasoiata di Caidi. Domenica il Teramo chiuderà in casa il campionato con la Ternana e dovrà confidare in una serie di eventi per andare ai playoff da undicesima: battere le Fere, sperare in una mancata vittoria della Albinoleffe e nella conquista della Coppa Italia da parte del Monza.